Ciao ragazze, eccomi di nuovo qua, oggi in versione un po' casalinga disperata, non ho avuto molto tempo di sistemarmi, quindi vabbè, perdonatemi, per parlarvi dei miei ultimi acquistini, fatti un po' qua e là. Allora, cerco anche oggi di essere abbastanza veloce perché ho fatto parecchi acquistini ultimamente e quindi vorrei mostrarveli tutti senza fare un video chilometrico. E niente, di quasi nessun prodotto riuscirò a farvi anche una review, diciamo, perché li sto utilizzando veramente da poco tempo, quindi non ho ancora un'opinione ben precisa. E niente, partiamo subito. Ieri sono stata da Acquesapone e ho trovato la nuova collezione della Pupa, la Jeans and Roses, e mi sono fatta tentare da un paio di prodottini. Nello specifico sono il blush, questo qua. Io ho preso la colorazione numero 1 e ve lo faccio subito vedere, questo qua, se ce la faccio ad aprirlo. Questo qua praticamente ha l'illuminante al centro e intorno, non so se si riesce a vedere perché come al solito le luci fanno schifo, qui intorno trovate invece una parte rosata. È direi molto molto carino, è un pochino glitterato ma non troppo. Sulla pelle l'ho provato solo oggi, quindi prendete l'opinione per quella che è. Fa un effetto abbastanza naturale però luminoso, quindi carino. Primo impatto buono, poi vedremo. Sempre della stessa linea, ho preso uno dei rossettini. Questo è nella colorazione numero 2. Il colore è questo, ve lo faccio vedere. È un rosa intenso, diciamo. Però anche in questo caso, essendo un rossettino di quelli piuttosto sheer, non risulta particolarmente eccessivo sulle labbra. Vi faccio uno swatch, per quanto non so se si riesca a vedere. Allora, eccolo qua, è sicuramente un bel colore, però io non lo trovo eccessivo. Mi piaceva molto anche la colorazione numero 1, che è diciamo un colore più discreto, è quasi un nude, dà solamente leggermente un effetto, diciamo, lucido alle labbra senza colorarle troppo, diciamo, mantiene e risalta il colore naturale delle labbra. Ci ho fatto un pensierino, quindi probabilmente sarà tra i prossimi acquisti. E per la linea sempre Jeans and Roses mi sono fatta tentare, aspettate che li prendo, dagli smaltini. Allora, gli smaltini, ho preso questo blu. È un blu praticamente glitterato, abbastanza carino, vedremo come risulta sulle unghie. Poi c'era questo rosa, diciamo un rosa antico, questo è privo di glitter, molto carino anche questo. Un bel rosso primaverile che qui in fotocamera sembra schifosamente sbiadito, invece in realtà è un bel rosso, anche questo senza glitter. E questo color latte menta, diciamo che qui in videocamera risulta un po' più scuro, nella realtà invece è un pochino più chiaro, molto molto carino anche questo. In più della linea permanente, ho voluto provare a prendere uno di questi color salmone che vanno adesso, arancioni, salmone che vanno adesso. Non ho azzeccato esattamente una tonalità bellissima perché questo è il numero 508. Non so se si vede, eccolo. E qui sembra, diciamo, più chiaro di quello che poi risulta sulle unghie. Non mi ha entusiasmato particolarmente. Ho provato a metterlo ieri, ma non mi è piaciuto. Quindi, vabbè, questo, per questo non ho una buona opinione. Che altro? Niente, ieri fine qua. Altri prodottini che ho comprato ultimamente, scusate, ma sono anche piena d'allergia oggi. Altri prodotti che ho comprato ultimamente fanno parte invece della collezione Blooming Origami della Kiko. Di alcuni di questi riesco a parlarvi un pochino meglio perché li ho acquistati un po' di tempo fa e diciamo li ho provati. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è il blush in stick, diciamo. Io ce l'ho nella colorazione 02. Il nome, oddio, adesso non me lo ricordo. Pink Flamingo si chiama.
E la colorazione è questa, ve la faccio vedere, eccola qua. È un colore molto carino che sulle guance dà, diciamo, un tono molto molto naturale. A me piace abbastanza. L'unica cosa, lo trovo un pochino secco. Adesso il colore è questo qua, non so, aspettate che l'ho swatchato in un posto orrendo, non riesco a farvelo vedere. Eccolo. Praticamente adesso ne ho messo una mezza quintalata, quindi vabbè, poi sfumandolo. Sfumiamo bene bene, rimane diciamo una colorazione così sulle guance. È abbastanza discreto, penso sia un colore che sta bene a tutte. L'unico problema è che per essere un blushing stick, diciamo, io lo paragono un po' ai blushing crema, perché è questo che dovrebbe essere, è un pochino secco secondo me, però vabbè, ci accontentiamo. Sempre della stessa linea, ho voluto provare una delle matite per occhi, scusate, per labbra. Questa è nella colorazione 01, ha due colori nude, non ve li sto lì a swatchare perché comunque vabbè, a parte che in videocamera viene uno schifo, mi si è storta anche la videocamera, tra l'altro. È sempre storta, va bene, pazienza. A parte, ecco, ripeto che in videocamera il colore viene malissimo, ma poi sono due colori nude, quindi niente di eccezionale. Questo forse è leggermente più scuro, ma essendo sheer, sulle labbra risulta comunque molto molto portabile. Sempre in tema di matitoni, ho voluto provare anche due matitoni occhi. Ho preso la colorazione 04. Questa la devo ancora provare effettivamente, quindi non so, però ragazze, c'è questo colore che mi fa impazzire. Adesso se trovo un posto libero dove swatcharlo ve lo swatcho. Eccolo qua, non so se si vede bene. È un colore che a me piace molto, è diciamo un color borgogna, non lo so definire troppo bene, però mi è piaciuto tantissimo. Non ho ancora avuto modo di utilizzarlo, questo però lo farò presto e poi vi farò sapere insomma come mi trovo. Altro matitone che invece mi ha colpito molto è questo qua, lo 07, che ha questi due colori, diciamo un grigio antracite, ve li swatcho anche questi due, e un verde acqua. Allora, eccoli qua. Questo è il grigio, qui se ce la fa mettere a fuoco, e il verde. In videocamera sembrano forse più scuri di quello che sono, in realtà sono due colori molto belli. Ho provato a utilizzare il grigio, come qualità di questi matitoni io direi che sono buoni, diciamo paragonabili agli altri ombretti in crema, gli stick e shadow sempre della Kiko. Per adesso diciamo che mi trovo bene e quindi mi sento di consigliarveli. Ho dato un'occhiatina in negozio anche alle palettine, non mi hanno entusiasmato, i colori non trovo siano particolarmente azzeccati, non siano neanche particolarmente primaverili, quindi per adesso non ho deciso di non acquistare nessuna delle palettine, poi vedremo al limite se andranno in sconto, quando andranno in sconto, di farci un pensierino. Ultimo prodottino che ho acquistato da Kiko ultimamente è questo smaltino. Questo fa parte sempre della nuova collezione, delle nuove colorazioni. Questo è il numero 379. E niente, praticamente è tipo un viola, diciamo, un viola scuro. Anche questo l'ho un pochino cannato nell'acquisto perché vedendolo lì in negozio mi sembrava più chiaro, invece poi quando lo sono andata a stendere sulle unghie mi è sembrato, diciamo, un pochino troppo scuro, quindi vabbè, pazienza. Niente, per ora penso di aver finito, quindi vi mando un grosso bacio. Alla prossima, ciao!